fare un ciliegio selvatico con un ciliegio, diciamo, la papale, una ciliegia di queste zone qui che si chiama la papale perché è la ciliegia, diciamo, più grossa che io almeno conosco. Non ce n'è ciliegie più grosse di queste. Infatti si chiama papale perché ci sarà un motivo, no? Ma è anche buona, immagino. Boia, è buona, buona. È grossa e c'ha il nocciolo piccolo, è tutta polpa. È veramente un'eccellenza, via. Infatti si chiama papale perché lo mangiavano i papi. Non erano mia coglioni i papi. I papi sapevano dove. Ci sapevano fare. Quindi allora noi si va a recidere il selvatico, giusto? Sì. A questa altezza qui, tanto l'altezza è relativa, eh. Ora vediamo questo attrezzo come va. Mi sembra che insomma, via. Questo si fa un innesto che si chiama a spacco. Spacco totale, come lo chiamano? Spacco totale, sì, mi pare. Vai. L'innesto bisogna farlo più velocemente possibile, perché è così che funziona. Allora, tanto si incide, poi ci sono dei piccoli segreti per l'incisione, ma quelli vuoi che te li spieghi, no? Ma se ce li puoi spiegare, noi si ascolta volentieri. Allora, ti spiego, vieni qua. Almeno così dicano, e poi sai, ci sta che tanti dicono cose, diciamo, diverse, però insomma via. Generalmente si fa sempre dalla parte ovale del tronco, no? Vedi che non è mai, diciamo, precisamente tondo, no? Sì. Quindi si fa sempre dalla parte ovale. Il taglio. Sì, il taglio, perché sembra che la linfa dalla parte ovale sia scorra meglio. Così ho sentito dire io, eh. Poi può darsi pure che qualcuno dirà che sono un imbecille, ma quello sai. Allora ti spiego anche il discorso queste sono le marze di un anno e si vede la differenza. Questa invece è una marza che ha già 2 anni e questa è già a frutto. Generalmente per anticipare un anno si mette la marza che già potrebbe fare i fiori quest'anno, no? E li farebbe se prende. Però per sicurezza se ne mette una così e una così, perché quella giovane piglia meglio, di sicuro piglia meglio. Cioè, no? Quindi in metti caso non prendesse quella più sì, vecchia. E si lascia quella giovane. Ecco. Devono essere sempre più o meno della stessa, diciamo. Poi si effettua un bel taglio, preciso, possibilmente un taglio solo. Ecco. Poi si va a inserire qui. Vediamo un po', ci vorrebbe un attrezzino apposta, ma ora vediamo. Allora, questa deve stare sempre, che te l'avevo già detto mi pare l'altra volta, ma se vuoi te lo ripeto. Allora, non ci deve essere mai le parti tagliate scoperte, quello perché altrimenti non piglia bene. Vedi, deve essere sempre, ecco, è sempre meglio mettere leggermente più interno, perché il segreto sta praticamente nel combaciare la corteccia, capito? Mm-hmm. Il segreto è tutto lì, quindi questo fa un po' schifo, ma insomma si cerca di far meglio che si può, però che non sempre. No, questa non mi piace. Proviamo qui. Non mi piace questa. Non mi piace. Via, questa è. Prendiamo un'altra. Questa sembra più bellina. Vai. Allora. Comunque anche quelle dei castagni sono venute bellire, no? Molto. Vediamo un po', anzi stiamo attenti qui, perché ecco, ora si va, quando si è messo le marze cosa si fa? E si legano, con la raffia possibilmente, che va bagnata un po', perché la raffia così quando asciuga tira, e poi non si spezza, capito? È come quando si fa le seggiole, quando
questi materiali qui sono, vanno bagnati un po' per lavorarli meglio, capito? Quindi noi andiamo a mettere questo, tracte. Allora questa la posso anche tagliare, tanto quando qui si lascia tre occhi, allora funziona così, no? Generalmente la pianta fa due, fa un occhio a frutto, uno a legno e uno a frutto, quindi mettendone tre te di sicuro un occhio a frutto lo becchi sempre. Poi dopo quando l'innesto ha preso uno deve essere esperto e sapere per dire qual è quello che fa il frutto e quello che fa il legno, ecco, perché tante volte si prende le piante che poi non fanno mai la frutta, no? È successo tante volte. La gente si lamenta, ma perché chiaramente, sai, il motivo è quello che... Ecco, ora si cerca di tenere sempre... Vedi? Ha tirato forte, eh? E invece i mandaranci che si era fatto stanno bene? Stanno benissimo. Visto? Si sono ripresi, eh? Stanno, hanno fatto una quantità... Davvero? Mostruosa. Che bellezza. E anche grossi. Più grossi, cioè, buoni. È più buoni. Bravo. Per forza. E di più, per l'altro. Hai capito? Vedi. Allora vuol dire che non siamo così stupidi, via? Direi di no. Meno male, questo è importante. Magari sennò qualcuno potrebbe anche criticarci, perché sai, come dice il nostro amico Renzi, i gufi sono sempre pronti. Oi oi, come siamo buffi. Comunque vai, via. Ora questo qui c'era anche troppi di occhi, eh. Ora si potrebbero togliere un po', ma insomma si lascia. E vai. E qui ci siamo, giusto? Quindi noi abbiamo piantato questo ciliegia papale su un ciliegio selvatico, ma... No, piantato, innestato. Innestato, piantato, abbiamo piantato un selvaggio. Generalmente sarebbe bene piantare delle amarene, l'amarena, perché è almeno è il portainnesti naturale, diciamo, perché poi tanti portainnesti vengono fatti in laboratorio e di conseguenza, insomma, per queste terre qui sono più adatti quelli naturali, eh. Il ciliegio di per sé può essere piantato solo o su un ciliegio selvatico o su un portainnesti sempre di ciliegio. Sempre di ciliegio. Sì, sì, no, non si può, il ciliegio non si può innestare su altri tipi. No, assolutamente. Non attecchisce. No, tanto il ciliegio selvatico esiste in natura, quindi certo. È inutile andare a cercare, tanto non ci piglia. Per esempio il susino sì, perché il susino, ha visto, lo può innestare anche. Allora ci andiamo a mettere un pezzettino qui che non vada, almeno questo io dico, io faccio così, tanti non ce lo fanno questa cosa qui. Pezzettino di legno che sì. Tappi il taglio. Sì, perché cosa succede? Se nel taglio lì ci va a finire il mastice, cosa succede? Quando la pianta si va a ricongiungere, trova il mastice non è compatibile, no, con il legno, e quindi non si lega, invece se è naturale fra legno e legno, capito, si riattacca e quindi l'innesto viene perfetto, cioè nel senso il legno si richiude la ferita, insomma la ferita e tutto, e chiaramente è una ferita questa. Senti Ernesto, questo ce lo togliamo. Quanto tempo ci vuole prima che ora ad esempio faccio le prime ciliegie? Allora vedi, se prende questo, come è già successo tante volte, questo qui. Lo vedi questo? Quello più... Quello con i fiorellini. Sì. Cioè questo già quest'anno potrebbe produrre delle ciliegie. Se prende, ma quasi sempre il ciliegio è una pianta che è abbastanza facile da prendere. E se no devi aspettare un anno, capito? L'anno prossimo. Questo che è praticamente giovane, no? È un rametto di un anno. Sì. Il rametto di un anno è più facile che prende... però produce l'anno dopo, capito? Invece questo potrebbe produrre quest'anno, ma siccome essendo fatto l'innesto, la ferita è un po', capito, cioè la linfa prima di riattaccarsi ci vuole. Però generalmente se te vieni ora fra 10 giorni, ma anche meno, anche una settimana, poi dipende dal tempo, questo fa i fiori, questi ci viene i fiorellini, anzi se poi lo vuoi fare puoi venire e si fa. Poi ora si va a proteggere con questo materiale qui,
il periodo, ricorda un po' il periodo per chi ci ascolta. Di cosa? Degli innesti dei ciliegi e degli innesti in generale. No, allora, gli innesti vanno, si possono fare in vari periodi dell'anno, no? Allora, i primi sono le drupace. Le drupace sono tutti quei frutti che hanno la drupa. La drupa sarebbe il nocciolo grande, no? Okay. Tipo ciliegi, albicocchi, susini e peschi. Quelli sì che fanno parte delle drupaci, sono perché hanno il mandorle, poi che altro c'è, ora non mi viene in mente, ma insomma più o meno sono quelli. Le prime sono loro, perché infatti il mandorlo è il primo a fiorire. Poi viene dopo il mandorlo, viene l'albicocco, viene la susina, visto anche da te, no? E allora le prime sono loro. Poi dopo si può, dopo 10 giorni, così circa una settimana, 10 giorni, si inizia con le pomace, cioè meli, peri, e insomma, e poi nespolo germanico, poco altro c'è, biancospino, che già avevamo fatto un video sul biancospino, te lo ricordi? Che... Quindi da inizio febbraio fino alla metà no, inizio febbraio è presto. Ora, questo è il periodo, a regola sarebbe il momento migliore, dai, all'inizio di marzo. Per quella ventina di giorni di marzo, via. Sì. Ti ho detto, questi una settimana, 10 giorni, 2 settimane al massimo, per cominciare a essere tardi poi dopo, capito? Già siamo proprio a metà. Ora fra poco, qualche giorno non si vuole più, perché i ciliegi cominciano a dare, capito, a esplodere, via, come si può dire. Cominciano a fare il loro lavoro, quindi se le vanno a innestare dopo non pigliano. Anche perché viene il caldo poi, capito? Invece le mele, siccome sono tutte ancora indietro, quelle le puoi fare anche fra un po'. Poi sai, quest'anno è stata piovuto sempre, un casino, andavano fatti magari anche qualche giorno fa, però va bene anche ora, perché se troppo presto il freddo gli dà noia. Ecco, questo qui diciamo che è a posto. Allora, questo è uno, noi ne facciamo un altro, facciamo quello, eh?